organizzati dal governo, ma ci sono un po' di conflitti interni, no? Il bulletto di quartiere e l'orsolina. Lei è al vertice di molti scandali in Francia, anche scandali pesanti che riguardavano anche la corruzione, mi ricordo in passato. Queste famiglie dei potentati, sono dei potentati che sono al vertice di una banda, no? Tra l'altro lei però comunque è l'eterna sconfitta, nel senso non è mai riuscita a vincere, nonostante abbia i sghei, perché comunque è una famiglia ricca, non hanno mai vinto, parenti, famiglie, relazioni familistiche in politica da sempre, infatti, non hanno mai vinto, hanno sempre perso. Quindi lei è l'eterna sconfitta, quindi tu no, tra l'altro hanno perso in Spagna, in Francia hanno perso. In Spagna hanno perso, quando ci sono state le politiche hanno perso Vox lì, quindi voglio dire, di cui parliamo? In Italia è vero, sì, c'è un governo di destra, ma adesso viene etichettato come comunista, vabbè, contenti voi. Ma se noi andiamo a vedere i voti dei 5 Stelle, no? Sommato il fronte progressista, 5 Stelle e Partito Democratico, il numero di voti è superiore a quello del governo. Quindi voglio dire, perché Letta si è bevuto lo gin tonic, ma se no, voglio dire, se non c'era Letta, che c'è stato un regolamento di conti all'interno del Partito Democratico tra i progressisti e gli ex comunisti, reazionari, movimentisti, tant'è vero la Schiagli la stanno cuocendo a fuoco lento per poi buttarla in pasto agli hater, ai troll.